sei un gran cielo, non mi riprendere, non fare. Tu perché dici queste cose? No, veramente non fare cancello. Scherzo, non ti ho preso. Chiuso, Fede. Guarda se sopra. C'è scirocco. C'è sciroppo. Come andiamo? Quando lo puliscono il fiume. Che cazzo fanno? Aspettano che si mette fora di no. Fatelo pure voi. E poi è morto, schiacciato. Ma se facciamo due video uguali, che cazzo. È multicamera, stupido, sai che fa? Non c'è video nel video. No, no, lui no, lui no. Vabbè, io vado con Figara, va. Vabbè, dai. Vabbè, 3-3, dai. 3-3 e uno va con un'altra macchina. Ora, la disgrazia di avere una persona che ti riprende. Siamo 6, 2-2. Oh, fate una cosa. 2-2-2. Oh, fate così. Voi tipo nella vostra macchina fate il backstage oppure no? Certo, bisogna la dire però. Facciamo due backstage separati. Salirà qua. Dai, ma c'è la doppia camera sto coso, cioè si vede dentro. Compare, io ce l'ho da due giorni l'iPhone, me lo dovresti dire tu a me. No, no, non c'è. Con qualche applicazione c'è, ma non. Io. Tu lo metti davanti, vai. Fare il radio. Purtroppo chi cammina con me ha la croce di essere sempre ripreso. Spiega cosa stiamo facendo oggi. Stiamo andando, penso ha detto ampiamente Carmelo Cambria, a fare la prova di proiezione del film. Ancora il film non è finito e mancano 3 giorni alla prima, però lo finiremo. E naturalmente voi tutto questo lo saprete dopo il film, che è ancora 3 giorni dalla prima, ci manca, diciamo, ci manca qualche parte da rivedere. Certo. Certo, niente. Saro, parla. Sì. What do you think? What about this? Quale parte manca da finire? Diciamo mancano delle correzioni parziali in alcune scene. Mancano delle correzioni parziali. Sì. Dillo. Mancano delle correzioni parziali per rifinire. Federico Maio. Sì, sì, Federico Maio, parla. Parlaci della tua esperienza nel film. Della tua esperienza. Anzi, come stai vivendo l'attesa? L'attesa? Da qui, da qualche giorno fino al giorno 28. Ci arriva un messaggio da Patrizia da Napoli che ci dice: com'è stata la tua prima volta? L'attesa è stata un po' pesante, però poi appena la situazione. Adesso ora siamo a 3 giorni quasi, quindi siamo belli carichi, ansiosi. Patrizia da Napoli ha scritto: non ho capito niente. Allegri e tutto. È vero che siamo ansiosi, ma comunque è un'ansia positiva. Perché è un'ansia che comunque ci sta e che si deve avere nel momento in cui tu stai affrontando un progetto importante, sia che sia cinema, sia che sia un altro evento della tua vita. È un'ansia comunque che non definirei negativa, perché è qualcosa che, diciamo, ti forma e ti fa crescere anche per il futuro. Ma speriamo di fare altri film appunto in futuro. Ma un giorno tipo spunta il cinema, tipo così. Adesso sta passando il cinema. Il cinema. E niente. Per adesso è tutto. Ci vediamo tra poco. Abbiamo arrivati. Scusa, ma io ti ho visto nella locandina del film a te, vero? No, no, lui, quello che fatti là, Ah, a te ti ho visto? Dove ti hai visto? Nel trailer? Nel trailer del film Malone, come si chiama? Malone. Malo Malone. Ma perché eravate con due macchine? No, però stavate, però la veloce c'era un cane. E c'era al cinema? Eh sì, perché l'abbiamo visto passare, l'ho fatto presto. L'ho fatto troppo presto, effettivamente. Ci dissero, no. Comunque dovremmo andare dal lato di dietro, eh? Ecco. Vabbè. Che Federico Maio si diverte. Ragazzi, stiamo per entrare al cinema per la prova tecnica di Malamuri. Dobbiamo fare il giro dall'altro lato. No, da là non è chiuso oggi. Saro, che cosa ci dici di questo evento di giorno 28?
conoscevo al cinema. Io... Oh, l'altra volta... Contro il fatto di essere... L'altra volta io e Federico Maio eravamo lì per poco. Ci fermavo davanti a un gruppo di persone e facevamo, oh, ma hai saputo di giornata 28 che c'è un film al cinema? qualcuno ci guardava, qualcun altro come al solito magari ci snobbava. Vabbè, faceva finta di non sentire, va, come... guardava come se non sapesse. Zitti! Questa qua cammina, cammina sull'aria sta ragazza. Non si sente proprio, magari. Sta disturbando. Madre. Vabbè, se lo possono fare loro, va bene. Vabbè, se è così buono, pure io, pure a me dà fastidio. Arriva l'osso! Ah, la vince! Sì. Tanto lui ha le chiavi. Aperto. Vedere così. Allora ragazzi, vostra prima esperienza al cinema, no? Assolutamente positiva, emozionante, una bella esperienza, anche se comunque l'esperienza definitiva ce l'avremo giorno 28 quando il pubblico che ci, diciamo, ci aiuterà, ci sosterrà. E tu? Io sono emozionatissimo per quello che stiamo andando a fare. Ma scusi, oggi come prima prova tecnica è andata bene. No, andiamo all'Eurospin, ci fermiamo. C'è un'aria di contentezza. C'è andato male. Anche io. C'è una roba. Comunque, ragazzi, ci vediamo giorno 28 allora e niente. Per aumentare ancora di più il nostro entusiasmo. E la nostra vita, aumentare la vita. E aumentare anche la vita. Armela, ti voglio credere. Ma vada bene che se mi hai detto una cazzata, quello lì lo faccio finire.